Il rapporto sul sistema educativo viene redatto dal CSRE ogni 4 anni per conto della Confederazione e dei Cantoni. Tale rapporto analizza il sistema formativo dall'educazione della prima infanzia alla formazione degli adulti e copre oltre 500 temi diversi, come ad esempio: in Svizzera, numerosi cantoni devono far fronte alla carenza di insegnanti. Si potrebbe ovviare a questo problema formandone di più? Oggi, circa 3.000 persone iniziano un ciclo di studi presso un'alta scuola pedagogica per l'insegnamento nel livello primario, il doppio rispetto a 20 anni fa. Il tasso di 87% di coloro che completano degli studi è molto alto, anche rispetto ad altri percorsi formativi, e la stragrande maggioranza inizia subito a insegnare. Molti insegnanti interrompono tuttavia la loro carriera per diversi anni per dedicarsi alla famiglia. 2 su 3 riprendono la professione in seguito, anche se con un grado di occupazione inferiore. In media, gli insegnanti lavorano con un grado di occupazione del 65%. Inoltre, alcuni lasciano l'insegnamento in modo permanente o temporaneo e passano a un'altra professione. Pertanto, per coprire un posto a tempo pieno in una scuola, almeno 2 giovani e mezzo dovrebbero essere incoraggiati a studiare in un'alta scuola pedagogica. Il rapporto sul sistema formativo può essere consultato gratuitamente in formato digitale in 4 lingue o acquistato come libro in tedesco, francese o italiano, edito da Stempfli Verlag.